Buonasera, un giovane su tre non ha lavoro, ce lo dice il Censis nelle sue ricerche, la prospettiva per il 2012 è ancora più drammatica. Io cerco di essere abbastanza, come dire, freddo, ma vi do questi dati a raffica, perché lo stato di salute della nostra Italia, se la si misura anche in termini, diciamo così, di occupazione, soprattutto applicata ai giovani, è davvero drammatica. E questo è il termine forse ormai più diffuso e forse per certi aspetti abusato. Non si può cercare di vivere solo di pessimismo, diciamo così, bisogna inevitabilmente cercare anche di ritrovare un po' una strada, un filo che ci possa permettere di sperare. Vero è che questa riforma previdenziale non ci dà una mano, le difficoltà sono sempre tante, i problemi legati alla possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sono spesso e volentieri difficoltà legate proprio ad aziende che non sono in grado di poter assumere. Ecco allora che stasera vogliamo cercare, sempre tenendo presente questi numeri e questi dati, di dare, diciamo, delle buone notizie. Non lo possiamo fare noi perché oggettivamente sarebbe un po' di parte, ma vogliamo come dire, darvele attraverso i racconti di persone giovani o relativamente giovani rispetto a quello che è oggi il mondo del lavoro, che ci cercheranno un po' di raccontare quelle che sono le loro aziende, che tipo di prospettiva hanno, aziende molto importanti, ma soprattutto il ruolo che ricoprono. La domanda sembra retorica, no? Poi alla fine, come sono riusciti ad arrivare nei ruoli e nelle posizioni che tra poco vi racconteremo? Ebbene, c'è un percorso di gavetta importante, questo ve lo certifichiamo noi perché, come dire, li abbiamo scelti in questo caso sotto curriculum, cosa che non succede quasi mai, ma stasera li abbiamo voluti invitare per il curriculum che hanno dimostrato. Allora, la presentazione è d'obbligo, parto dalla mia sinistra e do la buonasera a Yashard Del Gioie Sabeti. Esatto. Bene, direttore del centro commerciale Gigli. Una volta nel jingle si diceva il più grande d'Italia. Oggi non. Attualmente a livello dimensionale non siamo il più grande d'Italia, ma siamo comunque un centro di riferimento a livello italiano. Quindi, distribuzione. Area metropolitana di Firenze, nella zona di Campi Bisenzio. Mi dice il numero di, tra virgolette, dipendenti che lei gestisce? C'è circa 1800 dipendenti. Vabbè, tra poco ce lo spiega. La cifra è abbastanza incredibile. Quanti anni ha, mi scusi? 31. E da dove viene? Origini persiane, nato a Teheran ma cresciuto a Firenze. Allora, diverse cose lei ce le racconta tra poco. Carlo Andorlini è responsabile dell'ufficio Giovani Sì della Regione Toscana. Buonasera. Buonasera, buonasera. E con Carlo Andorlini parleremo di quelli che io chiamo paracadute, in qualche modo, come le istituzioni stanno cercando di aiutare, di dare una mano ai giovani per entrare nel mondo del lavoro. Pino Di Blasio, La Nazione. C'era. Ti metto tra i giovani? Sì, esatto, mettici, va benissimo. Va bene. Ci sto benissimo. Il collega dei numeri, il gatto e la volpe, in questo caso tu eri il gatto. No, ero la volpe. Va bene, ma la il volpe. Gatto è andato. Va bene, allora salutiamo il gatto che è Cesare Peruzzi sulle 24 ore, che per motivi di lavoro stasera non partecipa ma farà parte dei nostri mercoledì successivi che verranno dedicati all'economia. Marco Iannucci, amministratore delegato Xenesis. Ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta. Anche con l'accento. Incredibile. È facile. Sì. Tra poco ci spiega chi è lei e soprattutto che cosa fa, perché quando io ho cercato di spiegare quello che è la sua azienda, lei mi ha un po' guardato e mi ha detto non solo questo, ma siamo anche altro. Pensate soltanto, in questo caso bisogna dirlo, alle applicazioni per tutte le nuove tecnologie, smartphone e quant'altro. Però, come vi dirà questo amministratore delegato, questo signore, non è solo questo, questa azienda, e poi ci dirà anche i numeri. Buonasera, Davide Mercati. Buonasera. Responsabile della comunicazione di Aboca. Esattamente. Aboca è un'azienda fitoterapica. Esattamente. Cioè prodotti. Prodotti naturali a base di erbe medicinali per la salute e il benessere di tutti e per tutti i giorni. È un'eccellenza perché è leader a livello italiano da questo punto di vista. È leader a livello italiano con, per dare alcuni dati, si parla di 500 dipendenti, si parla
di circa 700-800 ettari di agricoltura biologica, coltivazioni gestite direttamente dall'azienda, agricoltura biologica, e siamo presenti in circa 18 paesi stranieri. Quanti anni ha? 36 abbondanti. Non gliel'ho chiesto. Per rispetto. No, guardi, assolutamente. 44. Benissimo, allora siamo coetanei. Ci fermiamo qua, Carlo Andolini da questa parte, che fa parte della filiera dei 44enni, l'ho detto io l'età, e quindi sicuramente opportuno ricordarvi con chi avete a che fare stasera. Però l'IRPET con il direttore Casini Benvenuti credo sia la copertina più importante per darci un po' lo spaccato dei numeri, delle cifre di questa crisi oggettiva che stiamo vivendo. Dottor Casini, benvenuti. L'IRPET analizza i dati sull'occupazione in Toscana. La situazione preoccupa, come del resto è da alcuni anni, specialmente per quanto riguarda le fasce deboli, per esempio i giovani. L'occupazione subisce tutti gli effetti di questa crisi, che è grave e che continua a essere grave. Tuttavia ci sono stranezze nell'andamento dell'occupazione, stranezze perché tutto sommato il quadro occupazionale è meno drammatico di quanto ci si aspettava prima di questa situazione, nel senso che la disoccupazione vista nel suo complesso tocca circa 30-40 mila persone, cioè nell'arco di questa crisi si sono persi circa 30-40 mila posti di lavoro. Noi prevedevamo prima della crisi qualcosa come 60 mila posti di lavoro, quindi rispetto a questo quadro si può dire che le cose sono andate un po' meglio. Se è vero questo, però, si devono dire anche altre due cose. Primo, che alcune fasce sono particolarmente colpite da questa crisi, e quindi le fasce più colpite sono proprio quelle più deboli, quelle dei giovani e quelle delle donne. Secondo, ci sono alcuni segni evidenti in questo stato dell'occupazione che fanno pensare che le cose non sono finite qua, che cioè ci aspettano anni in cui il quadro potrebbe ulteriormente peggiorare. In tutta Europa assistiamo al fenomeno dei cosiddetti NEET, i giovani che sono sfiduciati in qualche modo, non studiano e non lavorano e nemmeno questo lavoro lo cercano. Sì, questo è il fenomeno decisamente più preoccupante. Noi contiamo in Toscana circa 80.000 persone giovani che nell'età tra i 15 e i 25 anni che sono nella situazione che lei indicava. Rappresentano circa il 16-17% di quella fascia di popolazione e quindi sono situazioni particolarmente preoccupanti. Naturalmente dentro questo numero ci sono tante cose, ci sono anche persone che forse neanche cercano attivamente il lavoro, non perché non sono scoraggiati, ma perché semplicemente non interessa lavorare. Quindi diciamo un 30.000 di questi 80.000, 30.000 possono essere considerate persone che effettivamente non hanno interesse a lavorare, però 50.000 sono comunque un numero molto elevato. Lo scenario è a tinte fosche, lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto. Se ne può uscire spingendo i giovani a fare impresa? Lei diceva è nel tessuto toscano, la specificità della nostra economia fatta di piccole e medie imprese potrebbe aiutare i giovani che hanno anche però un guizzo di intelligenza imprenditoriale in questo senso. Indubbiamente la nostra economia, l'economia toscana, basata sui sistemi di piccola impresa, sui distretti industriali, è stata a lungo tempo un'economia che sapeva generare imprenditori, cioè all'interno di questi mondi, come dire, si respirava nell'aria la capacità imprenditoriale, quindi c'era proprio la voglia di rischiare, quindi non c'era una grande difficoltà a scegliere di fare impresa, lo facevano i figli degli imprenditori ma lo facevano anche altri, e quindi c'era una forte mobilità all'interno del mondo imprenditoriale, molte imprese che nascevano, molte che morivano naturalmente, ma questo generava anche un ricambio, quindi l'innovazione stessa. I giovani oggi si formano prevalentemente per fare lavoratori dipendenti. Io credo che sia compito anche della scuola, forse dell'università stessa, di accompagnare i giovani ovviamente a acquisire conoscenze maggiori, a essere capaci di affrontare il nuovo mondo, ma anche a introdurre questo spirito imprenditoriale che era una delle caratteristiche forti del nostro sistema. Quindi gli aiuti agli imprenditori, ai giovani imprenditori, ritengo che siano un aspetto fondamentale per rilanciare questo sistema. Naturalmente il momento è difficile, quindi fare questa operazione in un momento in cui la domanda cala è ovviamente un problema in più, però ritengo che sia una scelta fondamentale da fare. 80.000 persone tra i 15 e i 25 anni che non credono più di fatto al mondo del lavoro, sfiduciati, il termine più. Pino, è un numero abbastanza inquietante. Impressionante anche perché francamente è anche un po' più, come dire, più lieve di quello che hanno detto altre volte, sia dall'IRPET sia dalla Regione Toscana.
Ma la cosa importante da notare è che proprio quello che dicevi te, unisci questa storia dei NET con la riforma previdenziale che in qualche modo aumenta il tappo di ingresso nel mercato del lavoro e vedi un'intera generazione di giovani toscani che ovviamente, non solo toscani, non avrà possibilità di entrare nelle imprese, nelle aziende. Uniamoci anche le crisi di ristrutturazione aziendali e abbiamo un quadro che in qualche modo veramente fa spavento. Cioè è forse una generazione intera di ventenni, trentenni e quarantenni che non conoscerà il lavoro. Questo è importante. La cosa bella che francamente cerchi di dare con questa trasmissione è che c'è qualche via d'uscita, sempre più stretta, sempre più difficile, sempre in qualche modo più da cercare con grinta e qualcosa, però qualche via d'uscita c'è. Ci sono quattro esempi che in qualche modo ti indicano qualcosa. Allora, partiamo un po' come avevamo fatto un po' il giro iniziale dal dottor Del Gioie. Lei è un trentenne che ha una responsabilità di oltre 1000 persone che lavorano tutti i giorni e possiamo dire ora con le liberalizzazioni 7 su 7, 365 giorni l'anno. Ma ancora detto? Vabbè, insomma, siamo a buon punto in una macchina che è una macchina estremamente complessa anche a livello di gestione. Se lei in pochi secondi ci spiega un po' il suo percorso dentro di questa azienda e soprattutto anche come poi alla fine si può riuscire a pensare ad un'azienda come la sua che possa aprire delle finestre per i giovani, cioè delle opportunità, visto che lei ce l'ha avuta. Assolutamente, io sono partito per quanto riguarda la Larry Smith, che è la società per la quale lavoro, nel 2006. Lavoravo a Milano in una multinazionale della cosmetica, mi occupavo di marketing di largo consumo, dopo aver conseguito un master in comunicazione e marketing, e ho avuto la possibilità di entrare a far parte dello staff di Larry Smith con appunto l'opportunità di tornare a Firenze all'interno del centro commerciale GI come assistente di direzione. Avevo 26 anni, l'opportunità era ghiotta anche perché il tipo di professione che mi si prospettava davanti era quella di non solo il marketing puro di largo consumo, ma una veduta a 360 gradi su N ambiti di competenza che oscillano dal commerciale al legale, passando per il gestionale puro. Quindi diciamo una visione piuttosto complessa e completa. Sono entrato a far parte dello staff, non ci dimentichiamo che lo staff di direzione di GI è composto comunque da 6 persone in direzione, e progressivamente nel corso del tempo da assistente ho avuto la possibilità di passare alla vice direzione e da quest'anno all'avvicendamento. Mi scusi, è una mosca bianca, lei sì. Ha incontrato una sorta di fortuna per strada oppure noi stiamo parlando con un signore che, come dire, potrebbe in qualche modo dare una bella notizia a chi diciamo ci ascolta. Strutture dimensionalmente come quelle dei GIGI sono statisticamente gestite da persone che a livello anagrafico hanno qualche anno più di me, questo è comprovato. Detto questo, aziende come la mia, in particolar modo Larry Smith, crede molto sui giovani, quindi il portfolio dei nostri centri commerciali, che è su tutto il territorio nazionale, è gestito solitamente da professionisti che vanno dai 28 ai 36-38 anni, quindi il range, all'interno di questo range d'età entro io come entrano i miei colleghi che lavorano in altre regioni d'Italia. Sono forse una mosca bianca a livello di dimensione, di importanza di centro commerciale, però come tipo di professione assolutamente no, anzi. Allora, poi ci spiega anche le opportunità dei giovani e come in qualche modo la sua azienda ci offre un determinato tipo di possibilità. Dottor Iannucci, tra poco vedremo anche un servizio che riguarda la sua azienda. Quando parliamo della sua azienda parliamo di un settore che è una grandissima espansione da un certo punto di vista e che trova nei giovani dei consensi estremamente alti. Assolutamente vero. Peraltro noi diamo grandi opportunità ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, poiché le materie che riguardano l'attività di Xenesis sono materie relative all'informatica, quindi sicuramente di grande attrazione anche per i giovani. Xenesis ha degli accordi con alcune università italiane
per cui il recruiting presso queste università è per noi è consueto e devo dire con ottima riuscita. Il livello di preparazione è buono e le persone vengono all'inizio con una fase di stage inserite in azienda, quelle più valide vengono poi assunte dall'azienda. Ho un 44enne che ha il ruolo di amministratore delegato in un'azienda di quanti dipendenti? Ad oggi l'azienda conta 235 dipendenti e il gruppo quasi 490. Quindi diciamo così ci può stare. Però proprio in due parole ci spiega proprio il percorso che lei ha fatto all'interno di questa azienda. Due parole, guardi, poi sennò la pubblicità che è l'anima in questo caso nostra mi taglia. E... In due parole è un po' difficile, comunque io nasco come imprenditore, quindi lo spirito è sempre stato... Questo sin da giovane, da 19enne, 20enne. Sinonimo di senza paura? Sinonimo di senza paura, assolutamente. E ora bisogna aver paura? Secondo me no. Io dico sempre che le persone valide vanno avanti senza nessun dubbio. Dico anche che è molto importante la competenza, cioè acquisire nell'attività, parlo dei giovani evidentemente, l'attività nello studio che i giovani perseguono, competenze. Chi ha competenze, lavoro lo trova. Quindi da imprenditore il salto nella gestione manageriale? Sì, dunque è successo, rapidamente vado indietro soltanto di qualche anno perché Xenesis nasce nel 2005 grazie a un'idea di Fabio Finetto, peraltro mio attuale socio, e con 7 persone. Un'idea, un'intuizione abbastanza geniale direi perché è stato fatto uno spin-off da una grande azienda di informatica. E devo dire che il percorso è stato molto molto rapido, perché nel giro di 5-6 anni siamo diventati più di 400, circa 400 nell'ambito del... La cosa che più colpisce è che siete fornitori di Apple. Non siamo fornitori di Apple, siamo distributori di Apple e siamo collaboratori di Apple. Mi ha dato una bacchettata in una mano, però me la meritavo, ragione, ha fatto bene. Nel senso che comunque collaboriamo in ambito applicazioni iPhone, iPad e quindi... Domandaccia, le arriva un curriculum, lo guarda? Assolutamente sì, assolutamente sì, ne arrivano quotidianamente tantissimi. Che profilo cerca? Noi cerchiamo persone, prevalentemente ingegneri e persone che abbiano competenze informatiche, questo è evidente. Possibilmente persone che hanno passione, intenzione nel loro lavoro, quindi dedicano tanto tempo e voglia e intenzione all'attività che svolgono, quindi abbiano veramente siano portate alla passione del lavoro. Poi cerchiamo capacità ovviamente intellettive, quindi persone sveglie, rapide, secondo me oggi fra i giovani ce ne sono molte. I curricula che arrivano vengono visionati, hanno un percorso all'interno dell'azienda, vengono visionati e spesso, specialmente ultimamente, accade che vengono assunti. Noi consideri che nel 2008 eravamo circa 40 persone, nel 2009 65, 2010 circa 100, nel 2011 235 Xenesis, ripeto, gruppo circa 400, per gruppo intendo società partecipate. Nell'anno horribilis, ma quello che viviamo è peggio del precedente, assumono. No, ma anche perché è frutto anche di campagne di acquisizione di società e di pezzi di aziende che ovviamente sviluppano dei software particolari, però mi colpisce anche il fatto che effettivamente, come dire, viene un invito a non mollare, cioè a sfruttare le opportunità della crisi in questo modo. Questo è quello che probabilmente può dire, soprattutto almeno il fatto che voi ascoltate i curriculum in qualche modo, almeno li leggete. Ci sono colloqui continui, abbiamo molte persone che pensano a gestire colloqui, non dico tutti i giorni, ma comunque gran parte dei giorni della settimana. E non solo in Toscana, mi sembra. Non solo in Toscana, l'azienda ha sede a Catania, ha sede a Roma, a Montevarchi, qui vicino, a Firenze, stiamo aprendo in realtà la sede a Firenze, sarà aperta nel giro di qualche mese, abbiamo sede poi a Padova, due sedi a Milano e una a Varese, quindi siamo distribuiti sul territorio... Nazionale. Io ho pochi secondi, ma riprendiamo dopo la pubblicità, glielo prometto, ci mettiamo il segnalibro Mercati. Responsabile comunicazione Aboca, qui il salto è alto, nel senso che da un'azienda con spiccata vocazione tecnologica e quindi la grande passione dei giovani, si va ad un'azienda che fa prodotti fitoterapici in un territorio che è storicamente strutturato per fare questo. Assolutamente.
Quindi, voglio dire, oggettivamente si fa un salto incredibile nel tempo anche da questo punto di vista. Un salto, però, la nostra è un'azienda che è diventata leader in Italia e sta crescendo anche in molti paesi stranieri, europei ed extraeuropei anche, però grazie anche all'utilizzo delle tecnologie. Insomma, nella nostra azienda utilizziamo iPhone, utilizziamo iPad, da qui a pochi mesi li utilizzeremo sempre più. Siamo state una delle prime aziende toscane, non dico la prima, ma tra le prime ad avere un sito internet alla fine degli anni 90, metà degli anni 90, e abbiamo un CED vero e proprio all'interno dell'azienda, cioè un gruppo di colleghi che sono informatici. Bisogna che disturbi il salotto per un istante perché do la pubblicità, ma poi torno in studio, Aspettiamo. Glielo prometto, riparto da lei. Perfetto. Tra poco. Proseguiamo in questo percorso che abbiamo disegnato a livello di storie, lo avete sentito, ce ne sono tante e sono anche interessanti perché ci fanno capire che con la costanza, con la competenza si può cercare di arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Quindi al di là degli 80.000 che Casini Benvenuti, direttore dell'IRPET, individuava in Toscana come sostanzialmente ormai stanchi, prima ancora di iniziare possiamo dire ragazzi tra i 15 e i 25 anni, che non credono ad un futuro lavorativo, invece qui abbiamo dei segnali importanti, come se l'encefalogramma cominciasse, come dire, a rifunzionare da questo punto di vista. Ci eravamo fermati a Mercati, che è responsabile comunicazione di Aboca, spiegava che poi alla fine la tecnologia è applicata ad un prodotto come la fitoterapia, i prodotti fitoterapici, mi scusi, legati appunto al vostro prodotto, al vostro business oggettivamente. Esattamente, fare un prodotto naturale, efficace, sicuro, 100% naturale e magari anche con certificazione biologica, non vuol dire fare un prodotto nel sottoscala con un pestello e un mortaio, anzi occorrono investimenti in innovazione, in scienza, ricerca scientifica e anche in tecnologia informatica. Cioè, oggi in un laboratorio farmaceutico, chiamiamo così, di ricerca scientifica sulle erbe ad applicazione terapeutica, occorrono computer di ultima generazione, processori, poi lascio a lei entrare in una terminologia un po' più informatica e più scientifica, però è questo, bisogna ridurre la differenza dello spazio e del tempo grazie anche proprio alle tecnologie. Altrimenti non avrebbe senso dotare con iPhone o iPad o collegamenti velocissimi a internet tutti i collaboratori dell'azienda. È proprio questo, velocità, rapidità e effervescenza, se vuoi. Lei raccontava durante la pausa pubblicitaria che per un certo periodo l'azienda ha avuto intorno delle sirene, tra virgolette, internazionali. Sirene il cui richiamo è stato accettato oppure no? Ma diciamo che ci sono, era notizia sulla Nazione, quindi era cosa pubblica, ovviamente c'erano delle attenzioni di tempo fa, era di qualche giorno fa, comunque sì, diciamo che c'erano delle persone che erano, delle realtà che erano attirate dalla realtà di Aboca, appunto, perché un'azienda che è diventata leader nell'arco di 30 anni, nata alla fine degli anni 70, oggi è leader nel mercato italiano della salute naturale, a livello nazionale e internazionale fa gola, tanto per dire. E la risposta qual è stata? La risposta è stata negativa, queste attenzioni provenienti dall'estremo oriente non sono state accettate, poi per dirla insomma con una battuta che non, però corrisponde alla verità, il collega. Noi cinesi vendiamo ginseng, poi non l'hanno detto. Esatto, ma è meglio perché il problema era perché questo, comunque cioè, i fondi cinesi volevano entrare, allora hanno risposto noi ai cinesi gli vendiamo il ginseng, che è un miracolo della vendita. Mi dica solo questo, poi come dire riprende il giro, il curriculum lei lo vede e soprattutto è un'azienda che guarda i giovani, la finestra noi si apre. Noi abbiamo un ufficio con diverse persone dedicate alla gestione delle risorse umane e quindi alla lettura, alla catalogazione, al contatto con queste risorse. Le dico anche una cosa, che il 100% degli stagisti che sono venuti a fare stage negli ultimi 2 anni in azienda sono stati assunti.
Questo si parla di persone tra i 24, 25, 28 anni. E loro cercano soprattutto laureati in biotecnologie farmaceutiche, quindi anche una sorta di preparazione di alto livello. Devo dire che le assunzioni sono state un po' in tutti i settori, però soprattutto adesso, proprio per la parola chiave che è ricerca scientifica, è la ricerca che fa muovere l'economia. Ah, sì. E penso che l'Italia possa rinascere e ritornare a essere, no, un bel competitor sul piano internazionale grazie agli investimenti. Carlo Anderlini, la percezione che si ha sentendo queste storie è che oggettivamente si vive un po' una realtà distaccata, diciamo, da un lato la vita di tutti i giorni con le notizie che ci arrivano, con le difficoltà, con i problemi dei giovani, dall'altra parte imprenditori, manager che comunque dicono nelle nostre aziende, come dire, la crisi anche se magari la sentiamo ma la vinciamo cercando di investire e di scommettere sui giovani, è una dicotomia questa. Sì. No, devo dire che il tono, il profilo preso da questa trasmissione è proprio quello che ci vuole ora. I dati che dava anche Casini Benvenuti raccontano un'Italia e una Toscana, raccontano dei numeri, perché anche il numero dato sulla generazione NEET è un numero importante, come si diceva prima, però c'è anche altro, perché se si pensa che i giovani da 18 a 34 anni sono 644.000 in Toscana in questo momento, vuol dire che c'è un'altra parte di giovani che è in un'altra condizione, e vuol dire tanto questo, perché è vero, è importante da parte delle istituzioni, è fondamentale ed è un obbligo quello di guardare all'inclusione e quindi alla possibilità per tutti i giovani di trovare un'occasione. Però è anche molto importante cominciare a sottolineare quanti giovani sono in un'altra condizione, quanti giovani hanno una competenza da spendere e la stanno spendendo. E quanti giovani sono coraggiosi, perché io ora do un dato proprio degli ultimissimi giorni, è uscito da pochissimo, da pochi giorni davvero, una nuova azione del progetto nostro Giovani Sì, che riguarda la possibilità da parte dei giovani di avviare azioni imprenditoriali, e la Regione su questo dà prestiti garantiti, quindi garantisce totalmente rispetto all'investimento che fanno i giovani. In pochissimi giorni 30 gruppi di giovani hanno fatto domanda a Fidi Toscana per avviare la propria impresa, calcolando una richiesta di oltre 2 milioni di euro. Questi sono giovani toscani, sono giovani che in una settimana hanno fatto un piano di impresa, sono giovani che hanno colto immediatamente l'opportunità e l'hanno messa in circolo. Insomma, questi sono dati importanti, perché è vero che c'è una situazione di crisi, ma è anche vero che c'è una situazione di coraggio anche diffuso. Certo, noi come istituzioni e poi anche le esperienze che sono raccontate oggi hanno poi compiti ugualmente importanti quanto il giovane coraggioso, perché da parte nostra bisogna centrare bene la possibilità di contribuire a questo percorso, e le aziende la capacità e la voglia e il desiderio di investire su una forza giovane che ha le incognite di essere giovane ma anche la grande potenzialità di competenza, e mi verrebbe da dire anche di volontà di essere coraggioso per un tempo discretamente lungo, perché un dato, e poi con questo chiudo, che si respira e che è anche una responsabilità da parte delle istituzioni, è quello di far prolungare il più possibile ora il tempo del coraggio, perché la forza pessimistica che c'è in giro crea queste condizioni un po' schizofreniche, per cui un giovane avrebbe coraggio, ce l'ha per un po' di tempo, però riesce a abbassarlo, lo riabbassa velocemente proprio perché è chiuso da questo tenore di questo genere. Quindi, insomma, questa parte qui è ugualmente importante quanto le competenze, direi ora. Allora, sentiamo anche Enrico Rossi, che oggi è intervenuto durante una conferenza stampa proprio riguardo Giovani Sì, l'accordo che poi è stato strutturato anche in altre parti della regione, tra cui appunto la zona della Miata, e riferito proprio a questa situazione, cioè il progetto che sta andando avanti da un lato di Giovani Sì, e forse anche una lamentazio che in questo caso possiamo dire condividiamo, perché la riforma previdenziale non aiuta certo in questo momento un percorso di inserimento per i giovani. Ascoltiamo.
Le iniziative di questo progetto stanno andando tutte bene. Alla fine, se insisteremo, coglieremo tutti gli obiettivi che ci eravamo dati. E di questi tempi non è poco, anche perché sento che tutti parlano di giovani, hanno fatto bene forse anche ad alzare l'età pensionabile, ma ho un rodo dentro che è il seguente. Se l'età pensionabile si è alzata, ad esempio se il mio portavoce deve andare in pensione fra 5 anni, anziché non tra un anno, è probabile che il portavoce venga sostituito tra 5 anni anziché fra un anno. Io vorrei fare questa domanda al governo, che ha fatto bene a fare la manovra, che io stesso avrei votato. Ha fatto un conto di quanti giovani trovano il tappo all'ingresso nel mondo del lavoro a causa della manovra di innalzamento dell'età pensionabile? E allora penso che è necessario che si facciano interventi straordinari per favorire, per agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, altrimenti noi teniamo fuori dal lavoro un'intera generazione, e questo sarebbe non il salvare l'Italia, ma sarebbe il fargli battere i denti, e questo non voglio che accada. Io mi auguro che il governo su questo intervenga in maniera straordinaria. Fatemi un conto di cosa significa l'innalzamento dell'età pensionabile a stabilità di occupazione, che già sarebbe un risultato importante, perché la crisi ho paura che produca piuttosto disoccupati che non occupati. Questo è nel privato come nel pubblico, o se preferite nel pubblico come nel privato, perché la questione riguarda anche la Piaggio, come riguarda il comune, come riguarda chiunque abbia un rapporto di lavoro dipendente. Quindi, per quanto sia una cosa piccolina questa del progetto Giovani Sì, rispetto alla vastità del problema e alla gravità del problema, noi questa cosa la facciamo, siamo contenti di farla avendoci messo risorse, siamo contenti che abbia una risposta positiva dal mondo dei giovani, e ora di firmarla con i comuni della Lamiata che hanno avuto questa sensibilità. Mi auguro di poterlo fare anche con altri comuni della Toscana che si sono dichiarati disponibili a lavorare in questo sforzo di vicinanza al mondo giovanile così duramente penalizzato. Carlo, proprio brevemente, in pochi secondi, mi diresti le declinazioni di Giovani Sì, cioè laddove in qualche modo l'interessato può andare a chiedere e quindi ad agire? Allora, innanzitutto il progetto Giovani Sì ha questo sottotitolo che parla di autonomia dei giovani, perché poi il concetto cuore del nostro progetto è proprio lavorare per dare una scossa e per cercare di dare strumenti al concetto di autonomia, che oggi sappiamo è un concetto che, come dire, non si prolunga lungo tutto l'arco della vita professionale di una persona, ma ha dei momenti di alto, dei momenti di basso, momenti in cui ci si reinventa, quindi il concetto forte è questo. La Regione Toscana ha pensato innanzitutto di mettere nell'agenda politica al centro il giovane, già questo come messaggio culturale è quello probabilmente il più forte tra tutti, oltre alle risorse. Poi ha messo discrete, tante direi, risorse, quasi 350 milioni di euro, diciamo su 6 aree d'azione. La prima, che è partita appunto per prima ed è stata anche un'azione molto faticosa, è quella dei tirocini, poi tutto il tema del servizio civile, il tema del lavoro in generale, lo studio e la formazione poi. Ecco, queste sono le aree importanti in cui la Regione cerca di dare una cornice di riferimento unica, che è un aspetto, direi anche questo, non di secondo piano, e quindi centralizzando anche proprio l'impegno e l'osservazione, la strategia verso le politiche giovanili e attraverso proprio azioni mirate a bando, a sportello. Allora, questi sono gli strumenti che l'istituzione mette, diciamo, a disposizione. No, mi sembra strano, perché francamente normalmente ne parla con più entusiasmo il dottor Andollini di questa storia, perché è importante questo concetto, cioè per quanto possa sembrare numeri banali, ma loro hanno avuto come task force, perché c'è stato un momento di contatto tra Nazione e loro, una valanga di curriculum che sono arrivati sul piano per queste storie. E guardate che è importante non tanto il numero di quelli in cui riesce a trovare lo stage, ma il segnale che dai a tutti quegli altri che partecipano. Cioè, se io sono un giovane scoraggiato, sono uno degli 80.000 giovani scoraggiati, e vedo che davanti a me uno che faceva parte del mio gruppo è riuscito ad entrare in Aboca, che ha partecipato anche a questi stage, e penso che partecipi anche con loro, o in altre aziende con il curriculum, cioè a me un pezzo di scoraggiamento mi passa. Cioè, e ci riprovo. È un effetto di emulazione positivo che si innesca sia con
con il progetto Giovani Sì, che per adesso, almeno stando alle prime fasi, mi sembra che qualcosa abbia già fatto funzionare, sia con altre iniziative a livello aziendale da parte di varie aziende che qualcosa ne innescano. E basta un net su 1000 che va via, che l'effetto a valanga è molto più forte, è un effetto moltiplicatore. E quello che mi piaceva sentire dal dottor Andollini era proprio questo, di vedere che spaccato di giovani toscani esce dai curricula che lei ha sicuramente visionato insieme alla sua task force in qualche modo. Certo, allora viene fuori, innanzitutto competenze alte chiaramente, che sanno mettersi anche in discussione, nel senso che accettano una provocazione, un'occasione che non sia per forza quella per cui hanno fatto molti anni di studio. Anche questo è un altro elemento che, come dire, che rimette in circolo una voglia di provarci, no? E un coraggio rispetto al fatto che tutto può essere una buona occasione professionale. E poi tante persone che, come dire, vogliono proseguire esperienze che hanno iniziato, che hanno interrotto per problemi legati poi alle situazioni attuali che troviamo, ma che hanno rivisto in Giovani Sì un pochino anche il compagno di viaggio, no? Quasi mi verrebbe da dire, per riprovare un'altra volta. Nei curriculum, ma soprattutto nelle storie, nelle telefonate, negli incontri che facciamo, leggiamo un po' questo. Anche qui un piccolo esempio rispetto alla giusta provocazione che faceva il collega della Nazione. È venuta fuori una cosa strana in questo momento. Noi abbiamo un bando aperto sulla casa, sul contributo per l'affitto. E molti giovani quindi che vogliono uscire dal nucleo familiare, perché questo è il cuore di questo primo bando sulla casa, possono avere un contributo fino a 3 anni dalla regione a parziale copertura del costo dell'affitto. Questo è un dato. L'interessante è che è venuta fuori un'altra generazione, che io ho provato a chiamare la generazione del coraggio precedente, che è tutta quella quantità di giovani che ci hanno chiesto: ma per noi c'è qualcosa, noi siamo stati coraggiosi un mese fa, 2 mesi fa, un anno fa, e ora siamo nel corso del nostro sforzo. Io questa la leggo innanzitutto come un'attenzione che chiaramente la Regione deve avere rispetto a una richiesta, a un'istanza, ma soprattutto finalmente l'uscita di una generazione che positivamente dice: noi ci siamo e chiediamo, che è un elemento che negli ultimi anni si faticava a vedere. Dottor Leggioi, mi viene spontaneo da farle proprio una domanda legata proprio alla sua esperienza professionale, ma anche personale. Cioè, lei viene da una famiglia, mi immagino, di seconda generazione, emigrati di seconda generazione, sì. Integrati in un contesto come quello italiano e quant'altro. Oggi nel parlare spesso e volentieri si racconta della persona emigrata in Italia che ha grandissime difficoltà nell'inserirsi e che è costretto magari ad accettare anche i lavori più umili per cercare di poter come dire, entrare nel mondo del lavoro. La parola comune è: l'emigrante fa quello che non fa l'italiano, perché poi alla fine, come dire, si rintracciano in questo tipo di lavori. È un po' questa la fotografia. E soprattutto l'altra domanda che volevo fare, se riesce a rispondermi però in maniera molto sintetica, è: che difficoltà lei ha trovato per inserirsi nel mondo del lavoro? Allora, partiamo dalla prima domanda. Credo che quello che ha detto lei, quello che si dice, nel senso che gli stranieri fanno solitamente ciò che gli italiani non vogliono fare, attualmente sia vero, e io lo vedo tutti i giorni. Va anche detto che diciamo, in determinate professioni che non sto qui ad elencare, il numero di stranieri che cercano e trovano lavoro sono molto più alte degli italiani che appunto lì non vanno a cercare. Questa è una prima considerazione, quindi è sconfortante, ma probabilmente questo al momento è il dato reale. Dopodiché, sulla seconda domanda, cioè, che riguardava in quanto poi alla fine lei diciamo, ha avuto attraverso le sue vicissitudini familiari la possibilità di poter entrare nel mondo del lavoro, diciamo, in che modo, con che facilità, con diciamo che problemi? Che io sono in Italia da quando avevo 2 mesi, quindi sostanzialmente, a parte nato a Teheran sulla carta d'identità e sul passaporto italiano,
difficoltà di sorta non le ho trovate, perché cioè, l'integrazione lui è un sestesi italiano, io sono un sestesi, un ibrido, quindi no, devo dire che anche la storia della sua famiglia che ci ha raccontato. Sì, genitori che sono venuti qui per terminare gli studi in concomitanza con la rivoluzione che stava scoppiando in Iran, poi giustamente anche per i figli sono rimasti in Italia, e quindi da lì sia io che mia sorella abbiamo continuato la recita e gli studi. Detto questo, io ho anche altri coetanei che sono come me figli di persone che provengono da altri paesi, e devo dire che anche loro ad oggi occupano tutti delle discrete posizioni e non hanno avuto alcun tipo di problema, e mi raggancio a quello che diceva il dottore precedentemente, hanno le competenze, quindi è fondamentale avere le competenze, questa è una condizione sine qua non. Allora, la storia colpisce tantissimo, no? Alla grande, soprattutto perché pensa che lui, penso che sia uno dei più giovani direttori di centri commerciali d'Italia, penso. Sì, il più giovane. Non me la spendo, il più giovane. Perché non sa mai, gli inglesi effettivamente scommettono su internet, molto sui giovani. Ho visto che lei viene considerato il più giovane. E questo mi fa piacere, però non me la spendo io. Ho dato io la notizia, va bene, ho detto. Dottor Iannucci, ora faccio io un po' il bastian contrario. Non si ha la percezione che forse si ricorda anche da un punto di vista politico, spesso e volentieri sono state spese delle parole che poi sono state messe alla berlina, si è utilizzato termini del tipo per parlare di italiani bamboccioni, figli di papà che amano stare in casa. Allora, raccontando storie come questa, si ha un po' la percezione che ci si sia un po' beati sugli allori, diciamo così, a livello di Generazione Italia, mettiamola in questo modo? Senza voler generalizzare. Sì, senza generalizzare, la percezione ci può essere, questo è sicuro, perché di fatto uno status di benessere evidentemente genera automaticamente il fatto che i nostri simpatici amici stranieri ci definiscano bamboccioni. Però devo dire che non si può massificare, cioè non è neanche giusto, perché ci sono tanti giovani invece che hanno avuto il coraggio. Io mi metto fra questi, con un po' di presunzione e d'orgoglio, senza nessun tipo di vergogna, anzi, che hanno avuto la forza, la capacità e la voglia di crederci e di andare avanti, insomma, senza nessun tipo di timore, di paura, come dicevamo prima. Quindi alla fine veramente dipende moltissimo dal carattere della persona e dal coraggio che ha, e poi dall'esperienza che voglia andare a intraprendere. Mercati. Casini Benvenuti diceva cercano il posto di lavoro da dipendente, che questo è un altro dato oggettivo che oggi forse emerge, ma questo perché poi alla fine, se si volesse fare una piccola impresa, e qui poi Annuccio ci spiega come ha fatto, non trova dietro i finanziamenti? E allora meglio il posto fisso? Non so, io mi sono fatto un po' un'idea osservando anche i miei coetanei e le loro storie di carriera. Abbiamo parlato molto di competenze, sono d'accordo. La competenza è una cosa che però appena si esce dalla scuola o dall'università è una competenza teorica, quella fatta sui libri. Poi serve quella, lei giustamente ha parlato di gavetta, era un po' di tempo, no, che non sentivo parlare di usare questo bel termine, cioè fare le fotocopie il primo anno di lavoro, io non ci vedo assolutamente niente di male. Il punto è fare le fotocopie con le orecchie aperte, tirate su, o farle così, controvoglia. Facendo le fotocopie si sta per i corridoi, si incontrano colleghi di 10, 15, 20 anni più grandi, e allora rubiamo quelle orecchie. Facciamoci insegnare. Io dico sempre che ci vuole competenza, umiltà per imparare, coraggio, lo ha dimostrato lei, storia, e per dirlo un po' anche alla Steve Jobs, perché ci ha risvegliato un po', ma un po' di elogio della follia, ci vuole anche quello. Quello della difficoltà nel trovare i finanziamenti, secondo me dipende anche dalla zona in cui si cresce, si vive, e in cui anche dalla famiglia. Io sono nato e cresciuto in una famiglia di dipendenti, quindi anch'io ho un po' questa mentalità. Ci sono altri miei amici che invece hanno uno spirito imprenditoriale più spiccato, o per coraggio o per tradizione familiare. E poi dipende anche dal contesto, cioè nel cluster economico all'interno del quale si cresce, locale. Se si nasce e cresce in una realtà dove c'è un'industria, un'azienda chioccia, io sto pensando anche alla vecchia Buitoni, io sono di Turgenza, sono di San Sepolcro, insomma io sono cresciuto con il profumo delle fette biscottate,
abitavo a 50 metri. Non è che devo dire che poi ha fatto un'altra fine strana. Per carità, penso invece alla vicina città di Castello, quindi 15 km già in Umbria, non c'era un'azienda chioccia, c'era un cluster tipografico, io ho visto uno spirito imprenditoriale diverso, quindi dipende anche molto da questo. Diamo un occhio ai nostri consigli per gli acquisti, visto anche che si due. Parla un po' di... Anche due. A tra poco. Ci eravamo lasciati cercando di capire realmente se davvero anche da un punto di vista di comunicazione, chiamiamola così, c'è quella linea, diciamo, importante con i giovani che permette anche di poter scegliere, ma soprattutto andare laddove c'è una richiesta oggettiva di posti di lavoro. Carlo Andorlini, volevi rispondere, diciamo, a questo? Aggiungere una suggestione rispetto a... le sollecitazioni che sono venute che parlavano appunto di competenza, di umiltà, di coraggio. Io credo che oggi, visto che Francesco rifacciamo trasmissioni così che siano positive, perché secondo me, ripeto, ce n'è molto bisogno, credo che un altro elemento importante che in questo momento storico e per le opportunità che in parte la regione, ma comunque in generale si possono ricreare, e per le forze che si sentono anche stasera, un'altra caratteristica, mi verrebbe da chiamarla, fondamentale, è quella della fiducia. Credo che sia un elemento che da una parte deve essere presente nei giovani, e io questo quando li incontro glielo dico sempre: facciamo un patto di fiducia con le istituzioni, che abbia una durata, in cui noi cerchiamo di darvi una mano e in cui vediamo se questa cosa che vi diciamo va a buon fine. Quindi una fiducia forte da parte loro, una fiducia forte da parte delle istituzioni nei confronti di questi giovani che dimostrano competenza, coraggio, umiltà, e una fiducia forte da parte delle aziende, perché poi di fatto quel filo rosso che sento un po' stasera è che poi questi imprenditori che sono qui con noi mi sembra che dimostrino sostanzialmente di base fiducia nei confronti dei giovani, che mi sembra l'unica porta d'ingresso fondamentale. L'altro ragionamento che facevamo è legato al fatto che in qualche modo non sempre la domanda arriva laddove dovrebbe arrivare, cioè spesso e volentieri le aziende chiedono ma non ci sono gli strumenti, non ci sono, come dire, le autostrade che arrivano direttamente agli occhi, alle orecchie, ai sensi, diciamo così, di chi dovrebbe riceverle, i giovani. No, allora, più che altro i giovani dovrebbe essere su questo, siccome hai dato uno spaccato di situazioni che non si conoscono, cioè Aboca, per chi è del settore ovviamente la conosce benissimo, ma molti giovani, per esempio quando abbiamo fatto la storia degli stage dei Super 15, quando hanno visto Aboca, come dire, era attraente come mercato. Adesso cominceranno Xenesis, quindi cominceranno a tempestarli, sicuramente tempesteranno ancora Andorlini e chiederanno anche a Gigli quando ci sarà un'occasione di avere le cose, perché come dirà il dottore, cioè il direttore nuovo di Gigli, ci saranno delle occasioni importanti anche per il lavoro dei Gigli in qualche modo. Quindi un'autostrada in qualche modo gliela indichi e soprattutto gli indichi anche un percorso in cui possono uscire da quella sorta di cappa di tappo che li costringe a fare sempre gli stessi percorsi, gli stessi obiettivi, cioè andare a bussare in banca, andare a bussare al comune o andare a bussare all'ente pubblico. Cioè, non è, purtroppo questa generazione non avrà questa fortuna, non ce l'avrà. Io volevo inserire anche un altro argomento, vedendola dall'altro lato, perché fino adesso l'abbiamo vista dai giovani, ora la vorrei vedere da un punto di vista imprenditoriale o di amministratore privato. Quanto lo Stato, in qualche caso, tra virgolette, mi passi il termine, non aiuta? Cioè, traduciamola, noi assistiamo tutti i giorni a una sorta di stillicidio. Le leggi che vengono trasformate e poi vengono applicate sul territorio non sono altro che ulteriori strumenti di oppressione, che possiamo declinarli di natura fiscale, ma anche di natura organizzativo-logistica. Oggi un'azienda come la sua mi viene da pensare che forse soffra del fatto che magari non ha sul territorio quelle infrastrutture che le potrebbero permettere magari di avere un giro molto maggiore, così come Aboca, cioè quindi aeroporti, strade e quant'altro. Ora io ho toccato ho toccato gangli nervosi oggettivi, insomma, però no, grazie.
Però è anche vero una cosa, visto per alzargli una palla, che sostanzialmente lui è un'azienda abbastanza eterea in qualche modo, non ha bisogno di infrastrutture, quelle come dire, anche se probabilmente ti servono, ma di infrastrutture pesanti, visto che poi controllare da un centro quali cose i negozi da tutte le parti del mondo, mi sembra di Beh, sì, dunque. La domanda è sicuramente difficile perché... Te lo prometto in un minuto di rispondere. Un minuto, benissimo. Grazie. Parliamo innanzitutto della parte legata alla parte fiscale, quindi al costo del lavoro. Sappiamo tutti che sicuramente non è agevolante, va anche detto che sui giovani qualcosa in più c'è. Quindi ci sono opportunità di poter assumere persone con contratti chiaramente molto vantaggiosi. Questo sicuramente va detto. Non sempre i giovani accettano questa cosa di buon grado, quindi anche lì bisogna cercare poi di trovare il modo giusto per accontentare anche le esigenze delle persone, dei ragazzi. Dal punto di vista infrastrutture sicuramente c'è un po' di carenza, non c'è dubbio. Parliamo per quello che riguarda noi direttamente di tutta la parte informatica e quindi della fibra ottica, della famosa benedetto digital divide che abbiamo. Questa è una pecca storica di questo paese. L'andiamo a ricercare nel tempo dall'operazione fantastica di Telecom Italia, faccio nome e cognome, tanto non c'è nulla da dire. La verità però è questa, purtroppo. Io sono un ex dipendente. Abbiamo che cosa vuol dire quello che stiamo soffrendo le conseguenze di scelte non proprio così azzeccate avvenute qualche tempo fa. Ci penalizza abbastanza, ma non tantissimo. Devo dire che comunque poi riusciamo a gestire e a cavarci allo stesso. Torno invece tra virgolette alla pressione fiscale e lancio una provocazione. Ma se lo Stato si mettesse nella condizione di dire pago per 2 anni il giovane che viene assunto da un punto di vista, diciamo così, fiscale e quindi anche previdenziale, e sgravo di fatto l'azienda privata che lo assume per un paio d'anni nel versargli, diciamo, tutti quei contributi o quella parte fiscale, diciamo, di tasse applicata al dipendente, che potrebbe essere un coadiuvante, diciamo così, per cercare di invogliare le aziende ad assumere? Non sono un esperto di economia e aspetti fiscali, però insomma forse... Quanto le costa lei un dipendente? Beh, a me ora, io sono un dipendente, quindi... Bene, però diciamo, però nel dirigenziale... Posso guardare la mia busta paga, lo domanda trattenute di banca, sono belle alte, ma direi. Più del dirigente, più del doppio del netto di busta paga? Più del doppio del netto. Diciamo che da un giovane può costare da 40.000 euro a 35-50.000 euro, però il problema è che anche la defiscalizzazione di cui parli ti, giustamente, è corretta, però va... va collegato anche da altri incentivi in qualche modo. Può essere una buona mossa sicuramente, però se però togli i contributi previdenziali, poi ricrei il tappo successivo, perché se tu allunghi l'età previdenziale a 70 anni, cioè quel tappo sarà eternamente su un giovane, non c'entra. Giro una domanda anche a lei, Del Giorgio, cioè nel senso, sia da un punto di vista fiscale, sia da un punto di vista organizzativo logistico, diciamo così. Quando si parla di un centro commerciale come il suo, la speranza sarebbe quella che tutte le strade portano lì. Prima dicevano portavano a Roma, ma io direi portano ai Gigli. Beh, sicuramente noi dobbiamo ancora imparare, noi come paese, da altri paesi europei, Francia, Inghilterra, Germania, che le infrastrutture, la tranvia a Firenze è un buon esempio che deve essere ulteriormente sviluppato, a mio avviso, portano valore a strutture anche come quella dei Gigli. Considerate che il 98% dei nostri clienti utilizzano l'auto per venire a visitare il centro commerciale, vuoi perché con i mezzi pubblici purtroppo si fa fatica, vuoi perché non c'è una struttura, vedi treno, vedi tranvia, che lambisce in qualche modo il centro commerciale. Quindi sicuramente le infrastrutture farebbero bene ai Gigli, ma anche al territorio della Piana in generale. Dal punto di vista fiscale io onestamente non sento di espormi, se non dicendo che qualsiasi tipo di sgravio, come diceva Di Basio, è sicuramente un buon inizio in questo momento, è un incentivo a prescindere. Carlo Andorlini,
Nel raccontare, diciamo, le esperienze istituzionali, fra le tante idee che poi si sono materializzate anche da un punto di vista proprio di Regione Toscana, c'è anche quello dei tirocini, tra virgolette, pagati a metà, che è un'idea del governatore che poi è stata, tra virgolette, applicata attraverso i vostri uffici nelle varie accezioni, diciamo. Sì, sì. Volevo, ti rispondo subito, però. Rispetto allo sforzo che poi le istituzioni, in questo caso la nostra regionale, fa per come dire, incentivare l'assunzione, considerate che dentro Giovani Sì esiste l'opportunità per chi ha fatto tirocinio e poi viene assunto a tempo indeterminato un contributo di 8.000 euro, che sostanzialmente equivale più o meno, credo, a pagare le tasse del primo anno. Sì. E in generale, al di là del fare prima il tirocinio, un contributo di 6.000 euro che va fino a 10.000 per le categorie svantaggiate cosiddette. Quindi lo sforzo, non lo chiamerei nemmeno piccolo, lo sforzo della Regione da questo punto di vista c'è, certo non può bastare, è chiaro, poi tu facevi riferimento anche a livello statale. Comunque questo senz'altro è un elemento da sottolineare e da dire pubblicamente, laddove appunto ci sia anche la possibilità che le aziende anche attraverso questo abbiano più voglia di assumere. Poi sì, è partita questa grande avventura, la chiamerei, dei tirocini, partita sostanzialmente da giugno scorso ed è nata essenzialmente per diminuire, se non eliminare, l'uso distorto del tirocinio, perché il tirocinio ha una sua funzione, è un'esperienza di avvicinamento al lavoro, ma comunque rimane un'esperienza formativa ed ha bisogno di dignità e di diritti. Credo sia uno strumento utilissimo, le aziende credo che lo abbiano, tante aziende l'abbiano utilizzato sempre bene, e a quelle chiaramente ci rivolgiamo subito perché siano con noi in questo percorso, però in alcuni casi sappiamo che non è stato proprio così. E uno degli elementi su cui il governatore Rossi ha puntato subito, ma in maniera molto forte, tra l'altro anticipando un periodo burrascoso a livello nazionale, perché nella manovra di Ferragosto i tirocini sono stati vigilati, ne abbiamo subito le conseguenze. Devo dire però anche la soddisfazione di aver preso la mira giusta rispetto invece poi a un percorso che non era proprio quello corretto. Oggi i tirocini avviati con il rimborso spese, metà da parte della Regione Toscana, 200 euro e 200 euro almeno da parte dell'azienda, ha creato un movimento di circa 1.000 giovani che hanno oggi la possibilità di fare una bella esperienza in queste aziende e di avere anche un riconoscimento, che non vuol dire niente, perché 400 euro sappiamo non cambiano la vita di una persona, non danno chiaramente la completa autonomia, ma lavorano su quei due termini, dignità e diritti, che mi sembrano fondamentali. E poi la cosa che ripeto sempre, insomma, queste manovre della Regione Toscana io credo abbiano veramente quell'elemento forte nel avere creato una sorta di volontà di corresponsabilità. Questa azione funziona bene se funziona bene la Regione, se funziona bene il giovane che accetta di fare questo percorso, se funzionano bene in particolare le aziende, se funzionano bene i nostri centri per l'impiego, tutte le strutture. Ecco, questo credo sia l'elemento a cui poi si faceva riferimento. No, ma poi la cosa importante, diciamo a sorvolato, ma uno dei limiti è stato che la legge imponeva che doveva essere laureata entro l'anno, entro, e quindi tagliava mesi fuori addirittura un altro grande pezzo di giovani che in qualche modo casomai si erano laureati un anno e mezzo prima, hanno fatto qualche altro stage. La Regione in qualche modo ha insistito sulla sua logica di comprendere tutti. Si è creato uno sportello in qualche modo che facesse la compensazione anche di questa legge per lo Stato, e lei mi dice adesso che sono 1.000 quelli che sono già gli stage già fatti. Sì. E sono già completi oppure ci sono ancora? Questi stanno facendo il loro percorso, e poi la Regione comunque ha messo risorse per poter rispondere alle tante, si spera, opportunità. E ci sono molte aziende toscane rappresentate. Ci sono molte aziende toscane, noi abbiamo aperto ora proprio la banca dati di una serie di aziende che hanno già aderito completamente, sono inizialmente 600 aziende che hanno dato subito l'ok, ma tantissime altre stanno arrivando. È questo il motore che insomma ci aspettiamo davvero che si metta in moto in maniera definitiva. Io inserisco un altro elemento e lo girerei a dottor Iannucci. Ora anche lì io mi metto a fare un po' il lucignolo, ma la sua esperienza con gli istituti di credito? Qualcuno sorride. No, anche qui quando si parla di istituto di credito qualcuno si fa il segno della croce, qualcun altro scappa, qualcun altro alza le mani. Mi oppongo, non mi posso lamentare. Devo dire che ci hanno supportato sempre, tuttora le banche ci supportano.
Credo che le banche, se vedono che c'è un progetto concreto, serio, che funziona, che con i numeri porta dei risultati, le banche ascoltano. E il problema sono le cose impossibili, evidentemente. Quindi io ripeto, secondo me se in banca si trovano persone comunque con cui interloquire, che quindi anche lì competenza, persone che capiscono il problema, capiscono il business, lo interpretano assieme all'imprenditore, si mettono a tavolino a dialogarne, secondo me il supporto si riesce a trovare. Pino, io non voglio mettermi a ragionare di banca etica, perché già il termine etico stesso in qualche modo... Il contrario all'essere banca, non c'è etica nella banca. Appunto, c'è quindi affari, è tesi e antitesi. Però detto questo, forse ci vorrebbe, ora dottor Iannucci di fatto ci racconta la sua esperienza e quindi il suo spaccato, ciò che arriva sulla scrivania sulla tua scrivania del giornale o sulla mia è tutt'altro. Famiglie, persone, quindi parlo del privato ma parlo anche del pubblico, imprenditori che non arrivano come dire, ad ottenere quel finanziamento che gli permette di andare avanti e magari sono aziende che non sono cotte, tanto per essere chiari. No, è vero, sempre. Abbiamo anche casi abbastanza pesanti in Toscana, c'è la Ricia Ginori che per esempio ha una crisi di liquidità abbastanza pesante, però non è il punto è vero che le banche in questo momento sono veramente tra l'incudine e il martello. Il loro denaro costa tanto, a loro il denaro costa tanto, non hanno soldi e hanno fatto, secondo alcuni soprattutto, hanno fatto l'errore di usare i soldi della BCE per comprare titoli di Stato per cercare di eliminare uno spread che non dipende dall'acquisto di titoli, ma dipende da tutte altre cose. E loro lo sanno benissimo, perché l'hanno già vissuto in America questa storia nel 2008. Si è già visto che cosa hanno fatto le banche d'affari e i grandi fondi in quel caso. Quindi dobbiamo cercare di evitare l'errore. In qualche modo l'ha detto anche Monti e Draghi, che hanno detto non diamo peso alle agenzie di rating, non diamo peso a questo, guardiamo l'economia reale. Perché se mettiamo l'economia reale, se in qualche modo si ridesse fiducia e credito alle imprese in qualche modo, cioè anche rischiando, anche facendo che in qualche modo a noi ci costa di più, cioè alla fine qualcosa si rimette in moto, cioè spaventi anche chi in qualche modo lotta contro di te, rema contro di te, e sono tanti, in questo momento sono tantissimi. Quindi, stando alla Toscana, le banche toscane sono ovviamente una parte, una piccola matriosca di una piccola bambolina dentro una matriosca molto più grande. In questo momento effettivamente la crisi di credito c'è, riguarda tutte le imprese, riguarda il fatto che le banche non hanno soldi. Questo è il vero punto reale. Mercati, l'altro dato oggettivo, voi lavorate anche molto, siete leader in Italia, ma siete operativi anche in una serie di paesi a livello mondiale, è il rapporto Italia-Estero, diciamo così. In che cosa, tra virgolette, oggi si può concretizzare, soprattutto la percezione che l'estero ha di noi da questo punto di vista? Facciamo perdere la politica? Perché no, non era mia intenzione comunque entrarci, vorrei parlare proprio di aspetti secondari. Secondario, parliamo di economia. Più ormai perché... Noi abbiamo tre paroline magiche messe insieme che sono made in Italy, che poi per paradosso sono inglesi, no? Però diciamo quello che facciamo a casa nostra, chiamiamolo così, piace per stile, per inventiva. Io mi preparavo un po' oggi mentre venivo qua, mi piacerebbe vedere tanti piccoli Leonardo da Vinci, diciamo. No, Vinci è stato un gran bel esempio, però è uno, facciamone nascere di più. Allora forse invitiamo le banche a credere nei piccoli Leonardo da Vinci che si possono presentare, magari fanno qualche gioconda in più o inventano qualche macchina che potrebbe funzionare. Insomma, io qualche volta vengo a scoprire che ci sono dei geni italiani, soprattutto anche nell'informatica, che lavorano all'estero e che hanno inventato magari quei software che fanno funzionare i nostri iPhone. Ecco, no. Su questo, Del Joy, lei che comunque rappresenta una multinazionale, un'azienda internazionale, che riflessi ha a livello, diciamo, italiano? Cioè che percezione si ha poi alla fine? Perché noi purtroppo assistiamo, faccio un piccolo preambolo, a esempi del tipo l'IKEA non si può costruire, almeno questo, nella zona del Pisano, perché la burocrazia ha strozzato di fatto l'azienda e alla fine l'azienda se n'è andata, è stata recuperata, oggi siamo in una condizione per cui le cose potrebbero funzionare, questione laica a San Casciano, anche quella risolta, ma ci siamo trovati di fronte al rischio che, tra virgolette, questa azienda leader nel suo settore se ne andasse da dove era nata e cresciuta di fatto. E allora la domanda è come poi alla fine gli stranieri ci vedono anche laddove hanno interessi? A noi partiamo dal presupposto che la proprietà
del centro commerciale è un fondo anglo-olandese, quindi parliamo di persone che ragionano in maniera decisamente analitica. Tempo fa, sul Sole 24 Ore, l'amministratore delegato di Euro Commercial Properties, che è la proprietà del centro commerciale, lanciò una provocazione dicendo: stiamo valutando di non investire più in Italia. Società quotata alla borsa di Amsterdam, quindi potete comunque immaginare il peso che dichiarazioni del genere hanno a livello europeo. Ovviamente si è scoperto poi nel tempo che era una provocazione, perché Eurocommercio sta continuando comunque a investire, e parlo per conto loro, perché sono una realtà straniera che crede nell'Italia, nonostante la situazione attuale non sia rosea, diciamo così, però loro credono nell'Italia, credono in quello che diceva prima Mercati, nel senso che il Made in Italy regna ancora sovrano, il genio italiano, il guizzo, lo stile di vita, sono cose che ancora, anche agli alti vertici, che ragionano in maniera, ribadisco, numerica, guardano le percentuali, se c'è il più o se c'è il meno e basta, però piace ancora, e questa è la nostra forza. È chiaro, come diceva Di Blasio, se poi parliamo della politica, no, noi stasera è un altro discorso, l'abbiamo messa da però, parte. Il commercio è vivo, è ben visto ancora. Siamo quasi alla fine, Pino. Abbiamo sognato o siamo nella realtà? Cioè, noi stasera abbiamo raccontato, correggetemi se sbaglio, tre storie fra imprenditori e amministratori che svolgono dei ruoli in un'età che è un'età giovane, che possiamo dire giovane. No, a questo si aggiunge anche aziende che raccontano e si raccontano che assumono. Quindi sono le due paroline magiche che stasera forse abbiamo utilizzato. Fino adesso purtroppo sono ancora piacevoli eccezioni, sono ancora mosche bianche tutti e quattro i tuoi ospiti in questo senso. Anche, ci metto anche il dottor Andorlini, perché sono convinto che quando svelerai il curriculum ti troverà un sacco di toscani. Andorlini io lo potrei definire l'ufficiale di collegamento. È la task force, veramente. Se ci penso avrà una banca dati sterminata su questo, sui giovani toscani. Però in ogni caso, cioè, ognuna di queste storie, che ognuna poi francamente, come dire, ha particolarità anche divertenti, come per esempio per dire è ovvio che gli investitori esteri investono in Italia, siamo il paese a più alto tasso di consumo in Italia, basta l'Apple Store che è aperta ai Gigli, è quello più performante, diceva lei, in Italia, cioè quello che ha avuto più successo, questo è uno. Riguardo poi Aboca, non ne parliamo, con tutta quella cosa dei prodotti fitoterapici, sta per quotarsi anche in borsa, ci ha rinunciato. Lui ha un'azienda che controlla da Montevarchi, mi sembra, negozi in tutto il mondo con i suoi monitor e questa cosa. Quindi siamo nel livello delle eccezioni, ce ne sono anche altre in Toscana, così come in altre regioni in qualche modo. Il problema è che però se riusciamo a far sì che queste eccezioni diventano una sorta di esempio, di buon esempio, di buona pratica in qualche modo, secondo me riusciamo a sfaldare quel muro degli scoraggiati, che effettivamente è un bel muro che pesa sulla Toscana. Grazie ai nostri ospiti, il messaggio nella bottiglia l'abbiamo lanciato, speriamo che in questo caso qualcuno riesca a raccoglierlo. Tre dati su tutti: la prima, la voglia d'assumere, ma soprattutto il coraggio e soprattutto cercare di rispettare i doveri e i diritti, dove ognuno deve giocare la sua parte e dove tutti possono rimettere in moto una macchina che è necessaria, importante, fondamentale per la ripresa del nostro paese. Questa macchina si chiama lavoro. Grazie ancora, buon proseguimento con la nostra informazione. Buona serata.